Cosa? Cambia No, squadra? non ho paura di niente io. Seriamente vuoi fare Real Madrid-Bologna? Sì, Va possiamo bene. tornare. No, possiamo tornare. Visto che hai voluto fare il gradasso del cazzo, Il adesso Real gradasso del Madrid-Bologna. cazzo. Va bene. Come osi? Cazzo, Sky mi consiglia che c'è un'offerta per me mai vista. Solamente per te. Cazzo, Sarà. staranno truffando o no? Forse è il premium di X-Hamsters, probabilmente. Yeah, ma questa c'è troppa cultura in te per queste cose. Ma cosa vuol dire? Cioè, questa è cultura generale, X-Hamsters, XNXX, Pornhub, RedTube, YouPorn, UGIZ. Conosci Ma no, tutti. ma non è che li conosco io. C'è un amico che me li ha detti che li conosce. Vabbè, ma qui la intro, maestro, la intro. Cioè, Non che si fa video la è? intro? La intro è il fatto che te, anzi, solamente per i pochi di voi che lo vorranno, buona visione. Ma per il resto, ragazzi, la intro è stata Jommar che ha deciso di sfidarmi con il Bologna. Ah, va bene, proprio così, video. Sì, visto che sei così sicuro delle tue abilità. Ok, guarda questo inserimento con destro. Don Sala, ributta di. No, non è neanche calcio d'angolo. Ok. Ci sono delle cose da dire. Non è che ci divertiamo e traiamo divertimento nell'esibire il nostro regale a Ugello su FIFA 17. Che cazzo stai dicendo? Sto dicendo che in questo video bisogna sponsorizzare una cosa, Ah, maestro. senza dubbio, tutto YouTube Italia ha Ha solo una aspettato una cosa. missione. YouTube Italia ha aspettato una cosa, non ce ne frega un cazzo a noi delle faide che è peggio di Beautiful su Ma che YouTube c'entra Italia. questo? Eh no, dico, quello che YouTube Italia in realtà ha sempre voluto e di cui ha sempre avuto bisogno sono io e Yoman che facciamo la coop. Coop, che ragazzi, è uscita il primo episodio sul canale The Lucky Bunny. Di cui, cioè tra cui, Between, uscirà anche il secondo episodio che abbiamo appena registrato, dove chiaramente non diremo che cosa è successo, perché sennò che cazzo è, no? giusto, Però giusto. è importante vederlo, come è importante farvi notare questa cosa che sto per fare io adesso. Ok, Ho tirato in porta. quindi a tutti i telespettatori dell'angolo di Marzano, a.k.a. Scientology 2.0. Sono Farenz, non ho No, mi capito. sei il santone Dello svago. del Oh! taccheggio. Niente, quindi se volete usufruire del divertimento videoludico di YouTube Italia, andate su Leccambagne a vedere la coop su FIFA 17. Esatto, visto che vi avevo già avvertito di vedervi gli episodi rimanenti, insomma, perché noi la registriamo in realtà da 4 anni, ma Yoman, così approfitto anche per sponsorizzare dei video belli, ha iniziato a fare tutt'altro genere di video, Belli, diciamo. relativamente belli, ecco, diciamo Allora, che. diciamo che per un pubblico un po' più adulto, se vi Sì. faccio ridere io, probabilmente vi faranno ridere anche quelli. Quindi ha iniziato a fare dei video di un genere un po' particolare. Io vi invito a guardarli direttamente perché non so se c'è un format Yeah, per always, no, spiegarlo. vabbè, cioè, copio palesemente youtuber americani che secondo me dovrebbero, da cui mi farei penetrare l'ano proprio a gratis. Diciamo che sei la prima persona a copiarli a dirlo, Però, però, cioè, perché. sì, ma io non ho problemi a dire che copio Ian Carter, a.k.a. iDubbbz, che non conosce nessuno, o Esatto. George Miller, a.k.a. Filthy Frank, che dovreste conoscere Porco Dio. perché, Quindi, insomma, e. ragazzi, al di là di questo, vi stavo dicendo che ci sono da 3 anni di co-op sparite, ne è rimasto solamente uno. Perché le due erano sul suo canale che, iniziando a fare un format completamente diverso, chiaramente ha cancellato quel genere di video perché non c'entrava un cazzo. Quindi, insomma, vi consiglio al massimo di vedervi sulle campagne, l'ultima nel caso voleste, se no iniziate con noi direttamente da questa qua e vi divertite insieme a noi. Però vi consiglio vivamente perché se siete abituati a Ron e Dredd, sicuramente questa qua vi sembrerà esageratamente bella. Basta però dissare. Non è un Basta. dissing, è un'opinione personale. Ah, No, cioè, non ho capito, non si può neanche fare critiche costruttive adesso No, su no, YouTube. assolutamente, però. Volevo dire una cosa bella, però mi è passata di mente, così. All'Alzheimer. È l'Alzheimer, sì. Io ti avviso, io adesso giocherò a cazzo di cane. Appena mi segni, scateno l'incendio.
all'inferno. Massimo decimo meridio. I've always wanted to be an actor since I was a kid. I studied film acting at school, but then when things got real serious, you know, I got engaged with Hollywood stuff and I know I started making movies and stuff like that. And I fuck bitches, I love bad bitches, that's my fucking problem. La mia intervista al Letterman Show credo che sarebbe andata così. Quello ci è andato di testa quando io stavo premendo alle due. Secondo te al Letterman Show ti fanno dire che fotti le bad puttane, non ho capito. Beh sì, cioè è un po' come se Barbara D'Urso si ficcasse un viewstel nel culo durante la quella, diretta. Quella è qualità, è intrattenimento multimediale che tu non conosci. Se tu come me avessi fatto 2 mesi di scienza della comunicazione sapresti che i linguaggi televisivi... Io ho fatto poi... il liceo. Vado a segnare, ma ti faccio vedere questo, Just Ron. Guarda come non la riuscirai a prendere. Fake Rabona, manda tutti a pisciare. Subito un elastico. Rigore, signore! Ma Richard Gere, ma mi ha tolto l'azione della vita. Vabbè. Questo è crossbar show, scommetti vabbè. Che prendo la traversa. Vai, tanto... Ah, raga, non c'è, prendo la traversa. Sì! Oddio, sono sparciale. Saluto a Dexter che ci segue. Perché? Così, non lo so, ho visto una crossbar allo stadio, mi è venuto in mente Dexter. Diciamo un saluto quindi all'illuminativo. Cioè, non è che ogni cosa che si dice deve essere presa male, lo so che adesso c'è la moda del dramma su YouTube. Ti ho detto, è beautiful, cioè 100 vetrine li fa una sega a YouTube Italia ormai, c'è poco da parlare. Però ecco, un discorso serio fino a un certo punto. Si dice sempre che YouTube Italia è una merda per il dramma, così, ma in realtà capisci che una community diventa veramente grande, raggiunge veramente il livello di quello che può essere quella inglese o americana quando ci sono questi drammi qui. Quindi non è una cosa positiva, però adesso capisci veramente che YouTube Italia è... È una cosa seria, è sì. Una cosa seria. Però c'è da dire una cosa, i drama non sono caratterizzati da... Cioè, non sono un'esclusiva di YouTube Italia, ma bensì una cosa che in America si faceva anni fa. Perciò sì, ma poi cioè, è anche uno sbaglio sorprendersi che sia andata a finire così, perché è normale, sì. Quando la community cresce c'è a chi va bene, c'è a chi no. Chiaro. Assolutamente, ma poi c'è... Ci sono quelli che dicono, YouTube America è bello perché ognuno si fa i cazzi pronti. Non è vero un cazzo. Ma dove? C'è PewDiePie che ha 50 milioni di iscritti, cioè adesso è impazzito, gli unici video che fa è insulto quello, quell'altro. Sì, sì, ma pure con KSI fanno tutte ste robe. La cosa diversa tra YouTube Italia e YouTube USA, inglese, roba così, è che là il dramma... È fatto da youtuber che si prendono per il culo la vicenda, sanno anche coinvolgere i loro iscritti cioè è tutto più uno show. Là sì. Si insultano su Twitter, si prendono per il culo proprio a vicenda. Qui proprio, cioè si fa... non ci siamo ancora arrivati. Certo, sì, io, si scade nel ridicolo quando parliamo ormai. Uno dice una cosa e succede un patatrack, le persone vengono idolatrate perché insultano un'altra persona. Quello che viene insultato passa a denunce, cazzi vari. Ragazzi, cioè, nella vita reale è diverso. Cioè tu, quando uno ti dice qualcosa, vai là, li dai mazzate, ma cosa, le denunce, i cazzi, cioè vaffanculo. Intanto parlando di denunce, lei si è scatenato perché... Vabbè, ma sì, ma ti ho detto, se volevo segnavo da 2 ore. Ah, perché... cazzo, Real Madrid, Bologna. Che cazzo hai contro Destro Mattia? Ti sembra un ma giocatore in... ti sembra un giocatore inadeguato per il Real Madrid? Onestamente sì. Ma dove? Cioè, preferirei De Luca. Creci! La sbaglia. Esploriamo il cazzo umano. Quante cose che impariamo. Impariamo col maestro JJ Marzano. Finisce così. E questo no. Per di farvi giro, capire quanto siamo tempo. Quanto io e Yoma siamo professionali. Che stiamo parlando di tutt'altro. La partita è semplicemente un sottofondo. E giochiamo pure a cazzo di cazzo. Questo è tipo un podcast in realtà. Sì. Siamo, capito, Daniele Battaglia, abbiamo un futuro. Prendici a 105 invece che dire le tue solite cazzate in diretta. Saluto Daniele cazzo, Battaglia che mi sta tipo denunciando noi. In questo momento. Però, vabbè. Ti denuncio. Ti denuncio. Comunque ragazzi, non vi abbiamo detto, ve lo dico così all'80esimo, chi perde questa partita chiude il canale. Ma non è vero, no. Abbiamo scelto. Non ho firmato per questo. Per YouTube Italia lo facciamo, ragazzi. Cioè... Non lo faccio per nessuno, non faccio neanche i video per me a momenti. È incredibile come Ronaldo stregge questo pallone. Vabbè, ancora. Ragazzi, cioè, è una macchina da rigori il BFC 1909. Seconda opportunità per la Crossbar Challenge. Sai che la prendo.
La prendo, la prendo. Sì, no, però l'ho presa, Questo sì, mezzo punto. Una crossbar e mezzo. Minchia, un pelo di più devo fare, cazzo. Sono veramente forte, sai perché Ronaldinho diceva: segnare è troppo facile, è meglio mirare a qualcosa di più piccolo, come il cazzo tuo o la traversa. Vedo una nota di dissing velato. Potresti fare il conico, sai, se non avessi il cancro, gol. I hope you have two children that die from cancer. I hope you have two beautiful children that die from cancer. I hope you win the lottery and die the day later. E finisce comunque così questo video un po' ambiguo, alternativo, che potete trovare anche su siti come mentalzero.com. Detto questo, io ci tengo Matt a fare Zero. La mia Matte Zero, un saluto. E io mi scuserei con gli Etobi per gli argomenti trattati all'interno di questo contenuto audiovisivo di dubbio gusto. E noi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella. Ciao. Tu vuoi sapere chi è il team? Sa solo come Palm Springs. Tieni i tuoi onion rings. Piade pagare.